Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito, che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa seconda domenica dopo Natale è lo stesso, forse l'abbiamo notato, di quello del 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. E il contesto della parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiuta a capire perché. Nella prima lettura abbiamo ascoltato la visione che questo libro dell'Antico Testamento dà della sapienza di Dio, che appunto nell'antica rivelazione viene presentata come il primo essere creato, quello cui Dio in qualche modo affida il compito di creare l'universo mondo. Alla luce della rivelazione neotestamentaria, noi sappiamo molto di più. Sappiamo quello che San Paolo scrive agli Efesini. In Gesù Cristo siamo stati scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Dio Padre nella carità. Egli ci ha predestinati a essere per Lui, per Dio Padre, figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Noi crediamo in un Dio che è Padre e che è Figlio, e in un Figlio che il Padre ci ha donato per renderci a nostra volta figli adottivi di questo Dio. Per questo il Verbo, il Logos, la sapienza di Dio che ha creato ogni cosa, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, perché noi potessimo contemplare la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità, per insegnarci la via per diventare a nostra volta figli di Dio. Però c'è bisogno di un atto di libertà da parte nostra, c'è bisogno di un'accoglienza. Venne fra i suoi non lo hanno accolto, scrive l'Evangelista Giovanni parlando del rifiuto del Cristo, però parla anche di quanti lo hanno accolto, cui ha dato il potere di diventare figli di Dio, quelli che credono nel suo nome, i quali da Dio sono stati generati. Allora noi in questo tempo di Natale siamo richiamati continuamente a ritornare su questo mistero che rischiamo di sottovalutare perché ci siamo un po' abituati all'idea che Dio si sia fatto uomo. Invece è un'idea, è un articolo di fede molto grande e con conseguenze molto importanti per la nostra vita, perché ci viene a ricordare costantemente che Dio si prende cura di noi se noi diamo retta a Lui
e al suo figlio, il suo verbo, il suo logos, la sua sapienza, che ha mandato a noi come unico salvatore del mondo. La Vergine Maria, che abbiamo ricordato ieri nel primo giorno dell'anno, ci ottenga questa fede, questa speranza, questo amore, perché ci accompagni costantemente ogni giorno di quest'anno, ogni giorno della nostra vita sulla terra. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplicane l'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.